Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di condividere con voi la realizzazione di questi orecchini che questa volta sono diversi, nel senso sono elegantissimi. Li vedo proprio dati per una sposa. Questa è la prima versione che ho realizzato e la seconda è in questo modo, come vedete, a questi cerchi sono vuoti che li trovo altrettanto belli. Guardate com'è la differenza, vedete? Sono belli sia così che cos'ha. I materiali necessari sono proprio semplicissimi, poi ve li farò vedere. E niente, io spero piaccia anche a voi altrettanto e che li realizzerete in tanti. E adesso vi farò vedere l'elenco dei materiali. Come materiali ci vogliono delle 11 e 15 zero. Io utilizzo questa finitura silver e sono le Miyuki. Dopodiché, come perline, le Super Duo, questi sono Powdery Antique Gold, molto bella, proprio bella bella. Questi sono le Musrom che io ho utilizzato qui, anche queste sono le stesse Musrom, però sono sostituibili volendo con una perla, vi farò vedere, vedete, con una perla da 10, vedete? In questo modo, oppure anche con un chaton, vedete, questo è un chaton da 8, se volete ancora più luce. Opa. E poi delle gocce, queste sono le gocce drop. Sono un grigio molto scuro con dei riflessi un po' oro, delle perle da 4, queste sono dalla Bohemia, sono le jet, sono un nero, non è proprio un dice jet, ma non è che sono proprio jet, un po' di luce ce l'ha. E poi io in queste qua, perché faremo questa colorazione, io qui nel mezzo del fiore ho utilizzato le button, però come vedete qui potete utilizzare semplicemente qualcos'altro. Qui ho utilizzato le drop da Miyuki, ma potete utilizzare semplicemente un picone oppure un cipollotto più piccolo da 3 mm e penso sì, ho detto tutto, no, non ho detto tutto dei cipollotti da 3x4 che utilizzo questa colorazione, sbrilluccicano tantissimo, è proprio bellissima questa colorazione, un blu, un nero, un po' di rosso anche, più riflessi, ma molto molto bello. E il filo io utilizzo di nylon trasparente da 0,15 perché dobbiamo passare più di una volta. E l'ago è un ago da Miyuki. E adesso iniziamo. Si inizia nell'inserire 8 perle da 4 alternate una volta da 1 a 15 e l'altra volta da 1 a 11. Vi faccio vedere. Allora si prende così: una perla da 4 e una 15, una perla da 4, una 11, ok? Una perla, una 15, una perla, una 11, sempre così finché abbiamo inserito tutte le 8 perle da 4.
si chiudono a cerchio. Dopodiché si esce dalla 11.0. Su questa 11.0 dobbiamo realizzare un archetto da 3.11.0. Entriamo nella stessa 11, entriamo anche nella perla da 4 e usciamo dalla 15.0. Adesso, quando usciamo da questa 15.0, dobbiamo anche qui realizzare un capietto da 3.15. Entriamo nella stessa 15, nella perla da 4 e usciamo dalla 11.0. Così. Siamo usciti dalla 11, facciamo un capietto da 11. E così tutto il giro. Quando si esce, adesso usciamo dalla 15, dobbiamo fare un capietto da 15 e sulle 11 un capietto con le 11. Tutto il giro. Ci vediamo dopo. Come vedete, sto per inserire l'ultimo capietto delle 15 e adesso sono uscita dalla perla, esco dalla punta delle 11. Queste che sporgono, diciamo, sono le punte, no? Sono uscita da questa 11 e su questa 11 un'altra volta farò un capietto da 3. E questa volta faremo il capietto da 3 solo sulle 11. Entro nelle stesse 11, entro anche in quest'altra che si trova sotto, vedete? Di fianco. Adesso entro nella perla da 4 ed entro anche nella perla da 4 subito dopo. Praticamente entro nelle due perle da 4. Adesso mi devo uscire dalla 11 che fa da punta. E anche qui un capietto da 3. Vedete? Solo con le 11. Ecco. Adesso entro nella perla da 4 e anche in quell'altra subito dopo. Esco dalla punta e realizzo il mio capietto e ci rimane un altro da fare qui. Ci vediamo quando siamo lì. Come vedete, ho inserito l'ultimo capietto da 3 e mi trovo, sono uscita qui. Entro in questa 11 sotto ed entro poi anche nella perla da 4. E adesso dobbiamo inserire il mezzo di questo cerchietto che io inserisco la mostrum. Allora prendiamo 2 11, la nostra perla e altre 2 11 e mi collego. Vedete, sono uscita qui, mi collego con questa di fronte ed entro nella perla da 4. Così, vedete? Tirate bene e lei si mette a posto, vedete? Adesso che sono uscita dalla perla da 4, vado dentro anche nella 11. Esco dalla 11, entro in questa del primo capietto. Praticamente dobbiamo uscire dalla, vi faccio vedere adesso, entro in questa
Dobbiamo uscire dalla, non dalla questa che fa da punta, ma di quest'altra di sotto. Entro nella punta ed esco da quest'altra. Vedete, siamo sul dorso del lavoro. Così. Adesso prendiamo un cipollotto e una super duo. Vedete, così. Ed entriamo, ci colleghiamo con la punta del capietto da 15. Vedete, così. Adesso una super duo e un cipollotto e ci colleghiamo sempre con questa, vedete, questa è la punta, con questa sotto ci colleghiamo così. Vedete, entriamo nella punta ed entriamo anche nella 11 subito dopo. E adesso facciamo la stessa cosa come qui. Prendiamo un cipollotto e una super duo. Ci colleghiamo con la 15-0. Un cipollotto. No, una super duo e un cipollotto. E ci colleghiamo, vedete, con questa 11. Op. Vedete? Così. Adesso invece usciamo dalla punta e tra la punta e quest'altra punta delle 15-0 dobbiamo inserire 5-15-0. 2-4-5, vedete? E ci colleghiamo a questa punta. Così. Adesso prendiamo sempre 5-15-0 e ci colleghiamo non con la punta ma sempre con questa di fianco, vedete? Così. Adesso entro nella punta. Op. È difficile lavorare con questa scatola, però è meglio. Vedete? Sono passata nella punta e sono uscita da questa di fianco. E adesso anche qui prendiamo 5 e poi altre 5. 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ci colleghiamo con questa punta. E altre 5. E ci colleghiamo sempre con questa, non con la punta ma con questa sotto. Vedete, ci troviamo così. Adesso vado nella punta, nella 11 subito dopo e anche nel cipollotto. Esco dal cipollotto e salgo nel foro alto dalla super duo ed entro anche in quell'altra subito dopo. E adesso mi prendo 7 super duo. Così. Ed entro. Mi collego con le altre due, così. Ripasso un'altra volta. E adesso mi devo inserire il mezzo del fiore e io utilizzo le button, vedete, e mi collego proprio con la super duo che ho davanti
E voi, se volete utilizzare, potete utilizzare, se non avete queste, un cioccolato oppure un bicono. Se per caso uscite con l'ago in un posto diverso di quello mio che vedete adesso, fate nel modo che arrivare qui fino di fronte al cipollotto, perché bisogna entrare nel cipollotto adesso e anche nelle 2:11 subito dopo. E su questa 11, vedete, su questa facciamo un altro cappietto da 11:0. Entro nella sottostante, entro anche in quell'altra subito dopo e anche nel cipollotto ed esco. Adesso salgo nel foro alto della Super Duo ed entro anche in quell'altra, vedete? Così. Adesso mi prendo 7 Super Duo, 4, 5, 6, 7. Ci colleghiamo con quest'altra 2. Così. Passiamo un'altra volta. Anche qui dobbiamo inserire il mezzo del fiore. Bisogna tirare bene. Ecco, direi che è abbastanza. Adesso io prendo la mia button, che non vedo, ecco, sono riuscita, e mi collego proprio di fronte. Ed esco da questa Super Duo, perché adesso devo entrare nel cipollotto. Anche nella 11 dobbiamo arrivare in questa punta. Ecco, nella 11, anche in quest'altra, finché arrivo a uscire da questa 11 che fa da punta. Vedete? Qui. Quando siamo usciti da questa 11, adesso prendiamo la stessa sequenza che abbiamo utilizzato qui, cioè una perla da 4, una 15, una perla, una 11, una perla, una 15. Vediamo dov'è la 15 qui. Finché abbiamo inserito tutte le 8. Allora, una perla, una 11, una perla, una 15, una perla, una 11, ne abbiamo 6 e altre 2. Una perla, vediamo qua dove siamo. Sì, una 11, una perla, una 15. E una perla perché la 11 l'abbiamo qui e ci colleghiamo con questa 11. Vedete? Adesso entriamo nella perla e usciamo dalla 15. E anche qui dobbiamo fare lo stesso lavoro da qui sopra. Sulle 15 un cappietto da 15, vediamo
entriamo nella perla, usciamo dalla 11 e adesso sulle sulle 11 capietto da 11, tirate sempre bene, adesso un capietto da 11 finché si arriva alla fine del giro. Così, quando si arriva qui dobbiamo uscire da questa perla da 4 per inserire il mezzo del fiore. Ci vediamo lì. Ed eccomi, come vedete, sono uscita da questa perla da 4 e adesso devo inserire la mia mousseron. Allora prendo 2 11, la mia mousseron è 2 11 e mi collego proprio di fronte qui con quest'altra e vado avanti tra tutte le perle da 4. Ed è così. Adesso vado avanti anche, entro anche in quest'altra, vedete, ed esco, vado di fianco in questo gruppo, questo archetto da 3 11, vado nella prima ed esco dalla seconda, vedete, da questa che fa da punta ed esco. Adesso prendo un cipollotto e mi collego con questa super 2, vedete qui, vedete qui abbiamo questo cipollotto, contiamo 1 2 con questa seconda super 2 e tirate bene, vedete così. Adesso mi prendo, quando sono uscita prendo questa 15 che fa da punta qui e dentro in questa 15, va bene, così la incastriamo in questi super 2, vedete, l'ho presa, vedete, adesso entro in questa super 2, tiro bene il filo, vedete che si è incastrato proprio lì, vedete, si è incastrata in queste due. Adesso entro nel cipollotto vediamo dov'è e anche nelle 11 che trovo subito dopo, vedete, adesso entro anche in questa 11 ed entro nel cipollotto l'altro. Vediamo se ci riesco, sì, vedete, esco da questo cipollotto, così, adesso entro nella super 2, questa che si trova vicino al cipollotto, ed esco, attenzione, ecco, adesso, come vedete, ho questo capietto da 3 15, mi prendo questa che fa da punta ed entro, poi, ma prima esco che è meglio, è più facile, esco e mi collego con questa super 2 subito dopo, vedete, così. Ecco, adesso che sono uscita mi prendo il cipollotto luccica talmente tanto che non vedo il foro, ecco, e mi collego con questa punta, vedete,
con questa punta delle 11:00. Così è la stessa cosa che abbiamo fatto da quest'altra parte, vedete? Uguale. Adesso che sono uscita, vi prendo così una 11:00, la goccia. Adesso è il momento delle gocce, le portiamo qui davanti. La goccia è un'altra 11:00. Così. E ci colleghiamo con la punta di questo gruppo. Vedete? La stessa cosa. Una 11. La goccia. E una 11. E ci colleghiamo con quest'altra punta. Così, vedete? Adesso qui dobbiamo inserire l'altra goccia e prendiamo una, sempre la stessa cosa, una 11, la goccia è una 11 ed entriamo nella stessa 11 che siamo usciti. Così. Vedete? Adesso un'altra 11, la goccia una 11. E ci colleghiamo con la punta di quest'altro gruppo. Vedete? Adesso la ultima goccia. Così. E ci colleghiamo con questa punta. Vedete? E ci troviamo così. Adesso da qui entriamo nel cipollotto. Entriamo in questa super duo. Ci facciamo strada per arrivare qui a uscire da questa super duo. Adesso entriamo nel foro basso delle super duo finché arriviamo dall'altra. Adesso è anche più difficile, sembra. Ecco. Entro anche quest'altra, dopodiché salgo nel foro alto. Vedete? Salgo in questo foro alto di questa super duo, esco. E adesso invece mi prendo 3:11:00 e mi collego con questa punta. Vedete che qui abbiamo una punta con le 11. Mi collego con questa punta. E vado in tutte le altre perline che trovo davanti. Così. Vedete? Così. Adesso sì che sono avanti dalle 15. Allora vediamo. Qui abbiamo
la punta con le 11, vediamo se si vede bene. E qui abbiamo le 5:15, dobbiamo uscire dalla terza 15 che si trova vicino alla 11, vedete? 1, 2, 3. Dobbiamo uscire dalla terza, così. Sono uscita dalla terza, le dovete contare e adesso mi prendo 5:15 e mi collego con questa punta, vedete? Qui. Così. Adesso prendo 5:15 e mi collego con la terza 15. Contiamo 1, 2, 3. Questa sarebbe la terza. Vedete? La terza. E vado avanti tra tutte le perline finché esco dalla punta di questa 11. Non si vede tanto bene perché sono tutte, sono color silver un po' così, però detto a voce. E allora usciamo da questa che fa da punta, vedete? Vedete, questa fa da punta, sarebbe quella in margine. E anche qui dobbiamo prendere le 3:11:0. E ci colleghiamo con questa super duo foro alto, così, vedete? Adesso entrate nel foro basso dalla super duo, trovate un po' di strada oppure tornate dalle stesse perline qui finché si esce dalle 15, vedete, adesso si nota bene, dalla seconda questa volta, vedete, qui è la punta, contate 1, 2 e uscite da questa seconda e ci vediamo lì. Ed eccomi che sono arrivata qui, sono uscita dalla seconda 15 e adesso mi devo inserire sempre 5:15 e questo faranno da gancetto per il vostro perno, monachella, quello che volete inserire. E ci colleghiamo sempre con la seconda 15. Vedete? 1, 2. Ci colleghiamo con la seconda. Bisogna nascondere, vedete? Bisogna nascondere il filo e mettere il perno. Io lo farò dopo. E questi sono gli orecchini sponsa. Allora, questa è una versione, dopodiché c'è quest'altra versione che mi piace altrettanto e li vedo adatti per una sposa e da qui deriva anche il nome sponsa, che è in latino però. Questo è tutto, grazie a tutti, spero che piacciono a tanti, che lo realizzerete in tanti e speriamo presto. Ciao ciao ciao!